tra le gaffe, tra gli errori, tra le provocazioni di una scrittrice politica che si chiama Murgia, c'è anche quella che alcuni hanno osservato, benché sia lecita ogni posizione, e quindi non si possa neanche condannare una impressione, che il commissario Figliuolo, che sta lavorando per organizzare le vaccinazioni, le crei turbamento perché porta la divisa, come se le funzioni sanitarie e le funzioni organizzative che riguardano il vaccino dovessero essere svolte forse da medici in camice o da persone vestite in borghese. Il soldato, l'abito del militare, l'alpino Figliuolo, introduce un elemento legato all'idea della guerra e comunque all'idea dell'esercito e quindi all'idea dell'ordine, della disciplina, all'interno di quella che per la verità militarmente egli intende organizzare per la distribuzione dei vaccini. Quindi, dal suo punto di vista, Figliuolo è la scelta migliore possibile, un soldato che deve organizzare militarmente le vaccinazioni, per cui che abbia la divisa dovrebbe rassicurare rispetto agli abiti borghesi di Arcuri, ma Arcuri non ha disturbato la Murgia e invece Figliuolo sì, perché ha la divisa. La divisa di Figliuolo crea nella mente della Murgia la preoccupazione di qualcosa di militaresco, quindi di prepotente o forse dilegato alla forza. Ebbene, da molto tempo non abbiamo, cara Murgia, un ministero della guerra, un ministero della difesa. La difesa è cosa diversa dalla guerra, è reagire a una prepotenza dando la sensazione e anche la consapevolezza che c'è una forza che ti può difendere, come i carabinieri, come la finanza, come i vigili urbani. La divisa in questo caso è il riferimento della legge, il riferimento di un ordine rispetto a un disordine. Quindi per organizzare non gli abiti borghesi, ma la divisa di Figliuolo, che a me pare perfettamente adeguata a questo compito organizzativo. In compenso, se a lei spaventa Figliuolo con la divisa, a me spaventa la Murgia per com'è, quando la vedo con quella prepotenza nel dire, dopo aver maltrattato in modo incivile e irrispettoso della poesia, della dolcezza e perfino della malattia di Franco Battiato, trattato da lei come un incapace con scemenze da lei definite cose illeggibili per i testi di Battiato. Ecco, da quel momento io quando si pronuncia ho paura di lei, della sua fisicità, della sua aggressività, del vederla non in divisa, ma in una divisa mentale che è quella di contrapporsi ai deboli o indicare chissà quali errori di persone fragili. Ecco, a me spaventa la Murgia. A lei spaventa Figliuolo e la sua divisa. A me spaventa la divisa della Murgia, la sua attitudine, la sua faccia, la sua incapacità di capire che in una situazione dichiarata di guerra, è stata dichiarata una situazione di guerra, questa in cui viviamo, che è la guerra alla malattia, ci vuole un esercito non per combattere contro qualcuno, ma per difenderci. La divisa di Figliuolo è difesa, non è un'azione bellica. E quindi quando una persona viene aggredita, le forze dell'ordine, nella loro divisa e con la loro divisa, cercano di aiutarla, di difenderla. Difesa si chiama. Difendere la vittima, difendere la persona fragile, difendere l'aggredito. Questo significa quella divisa, organizzare e difendere. Così come noi chiamiamo i carabinieri se avvertiamo che un ladro è entrato in casa o cerchiamo di difenderci, quella divisa è una garanzia di difesa. Invece la divisa della Murgia è una garanzia di parzialità, di faziosità, di posizioni che non sono legate al ragionamento, ma a una specie di astio contro il mondo che governa questa scrittrice, la quale forse a qualcuno piace proprio per essere peggio di Sgarbi, intendendo con Sgarbi chi è aggressivo. Ma io sono aggressivo per difendere persone che mi sembrano ingiustamente maltrattate. Lei è aggressiva per difendere dei principi, delle teorie, come che la divisa rappresenti la guerra. La divisa, la
la divisa di Figliuolo rappresenta la difesa. Difendiamo dal male, dalla malattia, dalla guerra del Covid, i cittadini vaccinandoli. Questo è il significato di quella divisa. E se non l'ha capito la Murgia, allora si spogli della sua divisa. Non vorremmo vederla nuda, ma vorremmo che il suo pensiero fosse un pensiero libero. Il re è nudo. Il re è nudo. E lei, criticando la divisa di Figliuolo, non ha capito che quella divisa è quella garanzia che noi vogliamo dallo Stato.